Canale 2. Pubblicità. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. Abrignani Apparecchi Acustici. Che buon profumo! Cos'è? È la pizza di Oro Nero! La pizzeria Oro Nero nasce dal sogno di Baldo Di Girolamo, figlio d'arte con esperienza nel settore impasto a lunga maturazione e lievitazione di 72 ore, istruttore tecnico pratico di Acrobatic Pizza World. In occasione della nuova apertura, la pizzeria Oro Nero propone un menù fisso a 15 euro a cui non puoi rinunciare. Antipasto misto caldo, pizza scelta dal menù, escluso pizze speciali, dolce, churros, bevanda e caffè. E anche pizzeria da asporto con consegna a domicilio. Seguici sui social. Ti aspettiamo in Viale Olimpia 30, di fronte al Palazzetto dello Sport, in zona stadio a Marsala. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaretti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. BS Legnami offre ai propri clienti servizi per la lavorazione del legno, così da agevolare le realizzazioni di costruttori e imprese che si occupano di edilizia in genere. I servizi di lavorazione del legno vengono eseguiti direttamente in azienda. Realizziamo per i nostri clienti strutture in legno, tetti, verande, gazebi, pergolati, arredo esterno, tavoli su misura. BS Legnami, leader nel settore, si trova in via degli Archi 70 a Mazara del Vallo. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. www.canale2.com. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con le notizie, purtroppo con la tragica notizia dell'incidente avvenuto ieri sulle strade della provincia di Trapani, nei pressi di Custonaci, un terribile incidente con 6 morti.
mortale e terribile incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri che è costato la vita a 6 persone, mentre un'altra è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Si è determinato in un rettilineo, lo chiamano il rettilineo di Lentina, una strada provinciale che dalla statale 188 collega due località turistiche molto note della provincia di Trapani, San Vito Lo Capo e Custonaci. Le vittime viaggiavano su una Fiat Doblò e un'Alfa 159 che si sono scontrate frontalmente. Un impatto violentissimo e terribile, come testimoniano le carcasse delle due auto ridotte a un ammasso contorto di lamiere, tanto che le squadre dei vigili del fuoco giunte da Trapani ed Alcamo hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi delle persone che erano a bordo. 5 delle 6 vittime, tutte di Carini, viaggiavano sul Fiat Doblò. Si tratta di Matteo Cataldo, 70 anni, della moglie Maria Grazia Ficarra di 67 anni, del figlio Danilo Cataldo di 44 anni e di un'altra coppia, Matteo Schiera di 72 anni e la moglie Anna Rosa Romancino di 69 anni, cugini dei coniugi Cataldo. Morto anche Vincenzo Cippo Neri, 44 anni, di Erice, che era alla guida dell'Alfa 159. In rianimazione nell'ospedale di Trapani è ricoverata Maria Pia Giambona di Erice, 34 anni, che era a bordo dell'Alfa con Cippo Neri. Sul posto, insieme a Vigili del Fuoco e alle ambulanze del 118, anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale che hanno compiuto i rilievi di rito per accertare le responsabilità e le cause dell'incidente legate quasi certamente all'alta velocità. Passiamo adesso alla cronaca, controlli nel fine settimana dei carabinieri a Marsala. Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Marsala hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio con il supporto della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Carabinieri di Palermo. Le attività svolte dai carabinieri hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 7 persone che sono state denunciate alla competente autorità giudiziaria per varie ipotesi di reato. In particolare, i carabinieri hanno denunciato un 29enne perché, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbe sottratto generi alimentari da un supermercato del Marsalese, mentre un 55enne avrebbe violato gli obblighi per la custodia di beni oggetto di confisca prefettizia. Altre due persone di 55 e 36 anni sono state denunciate perché sorprese ad abbandonare rifiuti speciali in un appezzamento di terreno incolto. Durante i controlli alla circolazione stradale sono stati denunciati un 42enne e un 26enne trovati in possesso rispettivamente di un bastone in legno e di un coltello a serramanico di genere vietato e un 24enne che è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore oggetto di furto. Sia il veicolo che le armi bianche sono state sequestrate. Nello stesso contesto sono state segnalate 7 persone alla prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro di complessivi 5 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina e 3 grammi di marijuana. Le indagini proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. Due pescherecci di Mazara sono stati fermati in Sardegna. A Golfo Aranci in Sardegna sono stati fermati due pescherecci di Mazara. Avevano modificato la parte finale delle maglie della rete a sacco usata normalmente per la pesca a strascico, riuscendo in questo modo a catturare un numero maggiore di pesci, ma dimensioni inferiori rispetto alla misura fissata dalla legge. I due pescherecci provenienti da Mazara e in sosta all'ormeggio nel porto di Golfo Aranci sono stati sanzionati per un totale di 4.000 euro per detenzione di reti a strascico non conformi a quanto disposto dalle vigenti regolamentazioni comunitarie e nazionali di settore. Le reti sono state sequestrate. L'operazione è scattata alla fine della scorsa settimana e ha visto impegnati militari della Guardia Costiera di Golfo Aranci, il personale del 15° Centro di Controllo Area Pesca della Guardia Costiera di Olbia. Oltre ad avere uno scopo repressivo, questi controlli hanno anche una funzione di deterrenza nei confronti di chi svolge attività illegali nell'ambito della pesca.
Parliamo adesso di sport, cominciamo subito col campionato di eccellenza, questo testa a testa tra Akragas e Gela che continua fino alla vigilia dello scontro diretto in programma proprio la settimana prossima. In particolare l'Akragas ieri ha vinto fuori casa sul campo del CUS Palermo. Siamo giunti al minuto 19. Rufo dalla bandierina per il secondo ancoro. Akragas, parte Garufo sul primo palo, allontana Fofana, poi Vizzini, allarga il gioco ancora Garufo, un'altra chance per l'Akragas, palla sul secondo palo, Pavicic con la testa, attenzione, calcio di rigore per l'Akragas, c'è un tocco con il braccio di un difensore del CUS Palermo, l'arbitro ben appostato ha decretato il rigore per l'Akragas. Tutto pronto per il penalty Akragas al 22esimo del primo tempo. Garufo contro Di Salvo. Si fanno sentire i tifosi bianco-azzurri. La concentrazione di Garufo. Parte Garufo, il tiro e la rete, ha segnato l'Akragas con Desiderio Garufo. 1-0 per l'Akragas. Punizione per l'Akragas, Garufo, serve il piazzamento dei compagni, parte Garufo, pallone per Cipolla con la testa, ha segnato il capitano Alfonso Cipolla, 2-0 per l'Akragas al terzo minuto della ripresa, eccolo qui il capitano, fanno festa i tifosi bianco-azzurri. L'Akragas avanti 2-0, bacia la maglia il capitano Alfonso Cipolla per un gol bello e importantissimo. CUS Palermo 0, Akragas 2, raddoppia il capitano Cipolla. Siamo giunti al 17esimo calcio d'angolo per l'Akragas. Garufo dalla bandierina. Palo Semenzin, riceve il pallone Semenzin, poi Garufo, palla sul secondo palo, di testa, ha segnato ancora l'Akragas con Dario Neri, 3-0, un altro colpo di testa vincente, l'Akragas mette in cassaforte 3 punti, eccolo qui Dario Neri, dedica speciale alla famiglia presente qui al campo del CUS Palermo, Akragas 3, CUS Palermo 0. Mansur, ha segnato Edi Mansur, finalmente tornato al gol Edi Mansur, 4-0 per l'Akragas, tutto questo alla mezz'ora della ripresa, lo abbracciano i compagni, si libera finalmente di un incubo sportivo Edi Mansur che torna al gol dopo parecchio tempo, un bel gol quello di Mansur, 4-0 per l'Akragas. L'Enna invece vince in casa facilmente contro il Marineo. Stadio Generale Gaeta di Enna, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e bentrovati con la 27esima giornata del campionato di eccellenza siciliana nel girone A. Mancano 3 partite, l'appuntamento più importante, quello fissato in calendario, è del 2 aprile, Esseneto di Agrigento, Akragas contro Enna, probabilmente varrà un campionato. Prima però la formazione giallo-verde di mister Pippo Strano deve superare l'ostacolo Oratorio San Ciro e Giorgio nell'ultimo turno pari amaro dell'Enna. Arbitra la partita del Lollo Gaglio, sezione di Trapani, si parte col film del primo tempo con le immagini a cura di Enzo Fallica, un minuto o meglio 36 secondi, se sai va a vuoto in maniera clamorosa, Agudiak scarta il regalo, fa 1-0, il Toro porta in vantaggio l'Enna, ma che regalo, quello di se sai, che regalo, quello dell'Oratorio San Ciro e Giorgio, padroni di casa che dunque sbloccano il risultato quando al decimo di gioco, stavolta dalla sinistra, mentre Pippo Strano osserva dalla tribuna
Escaletta a recuperare il possesso, cercare spazio, crossare col destro, non è il piede preferito, ma trova Agudiak che in girata va a sibilare il palo. Minuto 11, il rinvio di Sesai diventa l'assist migliore per Cardinale davanti al portiere Caruso, tutto solo, va Di Mancino di controbalzo, mette a lato. Minuto 19, Sessa chiede, ottiene lo scambio con Prestia, ancora Sessa per vie centrali, sfonda, cerca il tentativo, troppo schiacciato tra le braccia di Sesai. Al 22esimo il gioco viene interrotto per questa curiosa invasione di campo, si resta dunque sull'1-0 al generale Gaeta, noi scorriamo fino al minuto 29, non cambia il copione, giallo-verdi in zona offensiva, Caronia cerca spazio per il Mancino, poi invece ha il destro deviato, Cocimano apparecchia, Sessa va a concludere, la mette fuori. Minuto 37, ultima occasione della frazione, il cross di Caronia trova Cocimano da buona posizione, mette alto oltre la traversa, fine primo tempo. Al generale Gaeta di Enna, conduce 1-0 l'Enna sull'oratorio San Ciro e Giorgio. Fin qui decide il gol dopo 36 secondi da parte di Ivan Agudiak. Ci trasferiamo al film della ripresa, nell'intervallo un bello spettacolo con tutto il settore giovanile giallo-verde sul rettangolo verde dello stadio di Enna. Dicevamo, ripresa 46esimo, Sessa apre per Agudiak, l'argentino trova spazio, mette il cross dentro, non riesce Cocimano a intervenire in maniera pulita per la conclusione. Al 49esimo, dopo una rimessa laterale, Caronia cerca il primo palo, colpisce il legno. Minuto 55, dopo tanti sforzi viene premiato l'affondo da angolo da parte di Zappalà, che riesce a risolvere questa contesa in area di rigore, a fare 2-0 la zampata del difensore per il raddoppio dell'Enna. Aveva iniziato sicuramente meglio la ripresa la formazione giallo-verde, mantenendo un dominio che invece si era visto per tutto l'arco dei primi 45 minuti. 58esimo, punizione di Sanyong, sfiora il gol del 2-1 l'oratorio San Ciro e Giorgio, mentre Prestia con questo tocco di esterno impegna il portiere in calcio d'angolo. Entra Guzzardi per Scaletta. Siamo al 65esimo quando il cross di Caronia viene intercettato, ancora Caronia va sul pallone, viene atterrato nettamente, calcio di rigore, non protesta nemmeno l'oratorio San Ciro e Giorgio. Sul punto di battuta ci va Totò Cocimano, la rincorsa, Sesai intuisce il pallone, torna ancora Cocimano che stavolta non può proprio sbagliare, arriva il tris dell'Enna, ancora un colpo, l'ennesimo in questo campionato di Totò Cocimano. Minuto 70, entrano Carioto e Federico per Caronia e Sessa. Minuto 75, tocca a Bonanno per Zappalà. Minuto 81, ultimo cambio con De Giovanni che va a rilevare Cocimano. 92esimo, i gol potrebbero diventare 4. Sfortunato Carioto, assistito proprio da De Giovanni, cerca il destro, colpisce il terzo legno della giornata per l'Enna. Triplice fischio al generale Gaeta, la formazione di mister Pippo Strano batte 3-0 l'oratorio San Ciro e Giorgio e si prepara alla sfida più importante dell'anno. 2 aprile, Esseneto di Agrigento, sarà Agragas Enna. Splendida vittoria della Mazzarese in casa, che continua a coltivare il sogno playoff. Appassionati di calcio, il più cordiale buon pomeriggio dal Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove tra qualche minuto inizierà l'incontro tra la Mazzarese e lo Sciacca. È tutto pronto, si aspetta il calcio d'inizio che viene battuto dopo il fischio del direttore di gara con il lancio alla ricerca di Ogbebor. Il pallone messo al centro, il colpo di testa, un rimpallo e poi c'è la rete, il vantaggio della Mazzarese al quinto minuto. Ed è gol per la SC Mazzarese, segnato da Perrone. Perrone la mette dentro. Sono trascorsi appena 5 minuti e la Mazzarese in vantaggio sugli sviluppi di questo corner. Galfano prova a scatenarsi sulla sinistra, il cross raso terra, la possibilità con questa cucchiaiata e il tiro che si trasforma in uno strano campanile che Zummo va ad arpionare il pallone. Corso verso Genesio. Ogbebor potrebbe tirare sul fondo. L'anticipo, Messina la mette a terra. Il dribbling secco di Messina, ancora lui.
vince un paio di rimpalli, ancora Messina centralmente verso Mistretta che l'allarga verso il 4 King, il tiro, il miracolo di Furnari, attento con i piedi, spedisce il pallone in calcio d'angolo. Ci potrebbe essere il break della squadra di casa, ma lo Sciacca continua, non c'è offside, potrebbe arrivare il cross sul secondo palo. È tutto regolare, Furnari abbranca la sfera, Messina il suo cucchiaio e poi il lancio, non c'è offside, Mistretta fugge sull'out di sinistra, entra in aria, scocca il tiro, Furnari para. Frisella ha ricevuto la sfera da Giardina, il lancio verso Ogbebor, la tiene in campo. È buono il pallone, potrebbe arrivare il cross, rasoterra, danza pericolosamente. Ancora un batti e ribatti, tutto regolare per il direttore di gara, questo lancio per Ogbebor che mette la palla a terra, il passaggio in corridoio, riconquista la sfera, il tiro centrale, para Zummo. È iniziato il secondo tempo tra Mazzarese e Sciacca, con gli uomini in maglia nero-verde che questa volta attaccheranno da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. King di testa verso Bellanca e poi il lancio alla ricerca di Mistretta che la mette a terra, è buona la sua giocata, il dribbling e il tiro di Mistretta. Furnari abbranca e non si lascia sfuggire la sfera. Pallone al centro, mantenuto in campo, la possibilità con questo cross e pallone sul fondo. Il fischio, pallone al centro, Furnari smanaccia la sfera, continua ad attaccare lo Sciacca con questa incursione di Bellanca. Fugge Galfano, la mette al centro verso Corso, il pallone in corridoio, il miracolo di Zummo, il miracolo di Zummo, che parata in uscita di Zummo che salva il risultato e addirittura neanche c'è corner. E può attaccare la Mazzarese alla ricerca del gol della tranquillità. Pallone in corridoio, Zummo anticipato e la clamorosa autorete di Mamone che praticamente chiude i conti. Mamone nel tentativo di allontanare la sfera la mette dentro e la Mazzarese può festeggiare. E arriva il triplice fischio del direttore di gara. La Mazzarese batte l'Unitas Sciacca con il risultato di 2-0 per effetto dei gol messi a segno da Perrone e dell'autorete di Mamone. È tutto dal Nino Vaccara, non mi resta altro che salutarvi e augurarvi la più cordiale buonasera. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, torneremo subito dopo con l'informazione. Canale 2, pubblicità. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato che verrà valorizzato e rivenduto e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica,
per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in Via dei Platani. GEPA Distribuzione, vendita di bombola a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in Contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. www.canale2.com. Il Misil Meri invece, dopo la sconfitta di ieri, sembra abbandonare le speranze playoff. Quart'ultima giornata nel campionato di eccellenza Girone A, al Giovanni Aloisio di Misil Meri si affrontano la Don Carlo di Mister Aronica, reduce dalla vittoria netta sul campo della Nissa, e il Casteldaccia, che ha un bisogno disperato di fare punti per evitare prima palla gol che arriva per la squadra di Mineo. Calcio punizione di Selvaggio, traversa e riga, e Don Carlo che si salva dopo 8 minuti. Poi il primo tentativo della squadra di Mister Aronica con Concialdi, che prende il centro partendo da destra, poi la sponda ottima di Manfre, e qui non vanno a calciare Mendola e altri compagni che non trovano il gol. Gol che invece arriva poco più avanti su una invenzione di Giacomo Fricano, gran palla per Manfre, aggancio e botta, e gol, e 1-0 per la Don Carlo Misil Meri, gran palla del terzino destro della Don Carlo, e gol di Manfre che va a esultare sotto il settore riservato agli ultra biancorossi. Insiste la squadra, in questo caso in tenuta gialla, con Concialdi che propone il cross sul secondo palo, c'è Mendola che colpisce ma è fuori gioco, e dunque non arriva il gol del 2-0. 4 minuti dopo la rete che ha sbloccato il vantaggio, allora può rispondere dall'altra parte il Casteldaccia col colpo di testa di Stassi sulla punizione di Selvaggio, palla sopra la traversa, qui si complica maledettamente la vita la squadra di casa con Marino che dribbla sul primo avversario, poi sbaglia il disimpegno, la palla può diventare buona per Stassi che però calcia addosso al portiere avversario, che in qualche modo rimedia alla topica precedente. Calcio d'angolo per la Don Carlo con la palla che spiova in mezzo, il colpo di testa appena accennato e la sfera che si perde al lato, poi attacca sull'out di sinistra la Don Carlo con il solito Lucera che prende il centro, finta la prima volta la conclusione, poi calcia e trova l'intervento di Di Paola a dire di no. Altro angolo per la Don Carlo, questa volta è uno schema, la palla che finisce da Fricano all'Onigro, il quale pennella col mancino, c'è una sponda per la conclusione respinta in maniera straordinaria da Di Paola, che poi ha il tempo di rialzarsi e bloccare. Poi Concialdi, minuto 35, gran tracciante in verticale per Manfre che aggancia, viene steso da Di Paola, il direttore di gara non ha dubbi, concede calcio di rigore alla Don Carlo Misil Meri. Dal dischetto si presenta Piero Concialdi, il quale prende una buona rincorsa, poi cerca il cucchiaio, non si fa beffare Di Paola che dunque tiene i suoi a galla, tiene i suoi sul singolo distacco, ed è una parata che poi pesa, perché attenzione a questa azione con Selvaggio che si fa respingere il tentativo di tacco da Marino, sul rimbalzo il più lesto è proprio il numero 7 che dopo la traversa su punizione trova il gol dell'uno pari a 7 e mezzo dalla fine del primo tempo. Pareggia il Casteldaccia, risponde la Don Carlo con questo calcio d'angolo, il colpo di testa di Giuliano, palla fuori a 5 dalla fine del primo tempo, ma è ancora più clamorosa l'azione che stiamo per vedere. Lucera converge la palla sul destro, se la porta sul sinistro, calcia, trova la respinta, poi l'attacco rimane ancora vivo, Manfre fa la sponda per la conclusione, respinta in maniera straordinaria da Di Paola che poi riesce a mettere anche in calcio d'angolo, e si chiude così il primo tempo. Veniamo con le immagini alla ripresa, con questo attacco sulla destra della Don Carlo, il cross messo al centro per la sforbiciata di Manfre, palla sopra la traversa, ancora attacca la Don Carlo Misil Meri che spinge con questa giocata sulla destra di Lucero, il quale converge e calcia, blocca facilmente questa volta Di Paola, ma attenzione, minuto 72, svolta della partita, qualche parola di troppo di Ambro all'indirizzo dell'arbitro che non esita ed estrae il rosso, 18 minuti più recupero con l'uomo in meno per la Don Carlo Misil Meri, che subisce poi le ripartenze del Casteldaccia di uno scatenato Fabrizio Monti che entra nel secondo tempo, qui cerca una conclusione velleitaria, respinta fuori
da Marino, poi il calcio di punizione per la Don Carlo a 12 alla fine, con Cialdi che scodella, c'è il colpo di testa, bravo Di Paola, con una parata che cerca anche di evitare l'intervento degli avversari sul tapino, qui ancora con Cialdi che può andare sul fondo, mette in mezzo il pallone, c'è l'intervento di testa di Presti, Giacomo, poi altro colpo di testa dalle retrovie e c'è la parata ancora di Di Paola che non si fa beffare. Siamo a 3 dalla fine, la palla arriva dalle parti di Minone che in qualche modo si libera, mette in mezzo il pallone per Monti, spaccata vincente di Fabrizio Monti, in gol all'andata, in gol anche al ritorno, esce dalla panchina ed è mortifero il centravanti del Casteldaccia che a 2,5 dal 90esimo si porta in vantaggio e crolla il mondo addosso alla Don Carlo Misilmeri che qui concede un'altra ghiotta ripartenza con Monti che si riesce a liberare, poi il servizio per un compagno che calcia a tu per tu con Marino che riesce in qualche modo a respingere, ma attenzione, siamo già in recupero, riesce a liberarsi in qualche maniera Monti della guardia degli avversari, si presenta a tu per tu con Marino che esce in maniera pericolosa, il direttore di gara lo punisce con il calcio di rigore e con il cartellino giallo e allora Monti dal dischetto proprio a tu per tu con il portiere del 2004 che viene spiazzato ed è 3-1 per il Casteldaccia che si assicura una vittoria pesantissima, vittoria che viene ulteriormente arrotondata come stiamo per vedere dall'ultima azione con l'Api che serve ancora Monti scatenato questa volta nelle vesti di assist per Alfano, azione concretizzata da 3 giocatori entrati dalla panchina, c'è gloria anche per il ragazzo ex Resuttana San Lorenzo che chiude i conti 4-1 per il Casteldaccia, notte fonda per la Don Carlo Misilmeri che perde ancora in casa e da Sportisili è tutto. E per oggi è tutto, vi ricordo questa sera l'appuntamento con Top Sport, la rubrica settimanale curata da Nicola Donato, dove vedrete le immagini della partita, delle partite, ospiti studio, approfondimenti, eccetera, eccetera. Insomma, non mancate assolutamente l'appuntamento alle 21.30 qui su Canale 2. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete approfondimenti e dirette, ma anche i canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera.